Ti piace fare il furbo, fra? Occhio, occhio, questo qua c'ha una bottiglia rotta e una pistola. Potete prendere, posso anche smontarle. Le smonti, per favore. Ok, aspetta, è difficile smontarle da ammanettati. Vabbè, finché stai ammanettato non sei un pericolo. Ok, ok. Allora ragazzi, le macchine nascondete, fate sempre che l'officina è chiusa. Levate le maschere, sta uno fuori a chiedere se ci sono. Mette tutte le macchine dentro ragazzi, facciamo finta, uno si levi le maschere lì davanti e fate finta che l'officina è chiusa. Io levo le macchine, qualcuno si metta fuori. Ci penso io, ma che devo fare ragazzi, fuori? O qualcuno che si mette fuori? Rider, io non mi funziona la radio, mi dici con che tasto Rider? Dimmi. Tu guarda. Bro, tu stai qui fuori, levati la maschera e di che l'officina è chiusa a chiunque. Occhio. Di che l'officina è chiusa a chiunque arrivi qui, ok? Che figata. Cioè, ti sta seguendo, è una figata fare così, ragazzi. Ok, faccio da palo qui ragazzi, qui la situazione è molto calma, non c'è nessuno qui dentro. Ragazzi, ma dove li state interrogando questi due coglioni? Ragazzi, sento delle sirene della polizia qui vicino, per aggiornare il caso. Mr. Grey, quando vieni qui levati la maschera, mi raccomando. Arrivo. Ehi, puoi darmi il cambio, Mr. Grey? Devo andare in bagno. Mi metto dietro le cespuglie e vado in bagno, ok? Sto dietro le cespuglie, dammi il cambio. Oh, Giulio. Sono qui dietro, dammi il cambio. Giulio. Ehi, devo andare in bagno, dimmi. Mi fai un favore. Dimmi. Poi, vabbè, vai in bagno. Poi io devo chiudere gli occhi e riaprirli un attimo, perché sto vedendo tutto strano. Va bene, ok. Io sto qui in bagno. Ma Giulione? Giulio è andato un attimo in bagno. Ma io perché? Ma è dentro al rumbo? Dietro? Ma è dentro al rumbo Giulione? Sta qui fuori. Oh, che troia, sta qui. Prendi fuori. Prendi l'abbraccio, Andre. Lo prendo io, dai. Guida tu. No, guida te, guida te. Raga, becchiamoci al perla. Ma quindi avete scoperto qualcosa per quanto riguarda Lux? Questi non scoprono proprio niente. Ragazzi, io voglio albergare un attimo, chiudere gli occhi e riaprirli, perché sto vedendo tutto stranissimo e anche sento male per qui. Ho detto, dammi una pista su cui posso seguire questi pezzi di merda. Dimmi dove cazzo lavorano, che andiamo in qualunque attività li andiamo a star fuori tutti. Io so dove lavorano questi qua che vi danno i soldi, Ale. Cioè, ma chi, scusate? Andiamo, dai. Sono al meccanico, ma non sono in città. Pronto? Ok, ho mutato la... Quelli che conosci tu, sono in debito, certo, con me di 100k e non mi hanno ancora dato i soldi dopo 2 giorni. Quelli di là, che fine hanno fatto quelli? I meccanici li abbiamo uccisi. Abbiamo sparato un colpo in testa e gli ha levato le GoPro. Non potevano ricordarsi di questa scena. Ciao caro. Ragazzi, ciao caro. Possiamo parlare? Possiamo parlare? Perché vuoi parlare? Sembrate perché fortuna, qui si può parlare, parliamo. Ma perché? Chi ti conosce? Sto vedendo secco. Ti faccio conoscere, dai, parliamo. No, vattene via, Urbano. Ora non possiamo, Urbano. Abbiamo da fare. Non puoi, perché non puoi parlare? No, aspetta. No, Urbano, ora non possiamo. Ci sentiamo, ci sentiamo. Scusa. Potrei avere un contatto, perché magari posso chiamarti in un altro momento? Te lo dico. Scusa, anche una team che poi non te ne frega niente. Ma tu chi sei? Stavi cercando. E vabbè, poi mi presento.
Ma chi stavi cercando? Io chi sono per venire qua? Vane, spostatevi. Io non sono nessuno, io voglio solamente parlare per conoscerci meglio, no? Mano, perché sei mascherato? Togli la maschera, se vuoi. E beh, allora anche tu leva la maschera, no? Cazzo vuoi te? Tu sei dove voglio stare io? Tu vuoi parlare con noi? Una volta che ci conosciamo mi presento con tutte le più gentili questioni, mi levo la maschera, ti dico, ti dirò il mio nome. Vediamo. Dai, scendiamo tutti quanti e parliamo. Chi, dai. La vera domanda, Armando, è perché vuoi parlare conmigo? Chi stavi cercando? Non è chi stavo cercando, è cosa sto cercando. Allora, tu vieni al barrio, passi da qui, vedi della gente, ti fermi e dici possiamo parlare. Chi stai cercando? Non sto cercando una persona. Non mi fare incazzare, dimmi chi stai cercando. Perché ti devi incazzare, scusa? Perché tu vieni al barrio. Si incazzano pure le persone. Si incazzano. Allora... Scusa N, vieni un attimo. Arrivo. Mica, fagli vedere un attimo la foto su Twitter, sì signori, per favore. Ragazzi, io ho visto il quartiere. Guardate un attimo una foto su Twitter. Guardate su Twitter, scusate. Quindi? N, spiegagli perché. Quindi ragazzi, questo qua non mi sembra uno dei quartieri migliori, no? Voi siete anche gente mascherata, volevo venire per conoscervi. Ma diciamo che cazzo sei te per dire piace... questo, scusa? Scusi, non pa- per tanto, favore, io sto parlando molto gentilmente, non col cazzo, per favore. Tu fai... Oltre quello, non c'è bisogno di tenere le armi. No, mi ma io faccio quello che voglio, cosa mia, forse non hai capito. Vabbè, fra, nessuno ti sta... No, non è cosa, noi stiamo cercando persone, da avere un po' di amici, capito? Siamo un po' di amici a noi. Cosa Più che altro cerchiamo alleati. No, non mi serve niente. Alleati. Amici. Alleati. Per avere delle conoscenze è sempre comodo avere conoscenze, no? Sì, ma stanno distruggendo la macchina, porca troia. Non pensanti inutili. OJ, resti lì dentro? Spostante. Vabbè ragazzi, quindi possiamo parlare o dobbiamo stare fatto il cazzo? Non capendo. Hai un appuntamento? No, ma caro, non funziona, io non funziono così, cioè fra, io vengo qua a parlare con te, se no non vuoi parlare con me, non parliamo, fra. Te lascio il mio, no? Vuol dire amico mio. Guardi, noi non siamo amici. Facciamo una cosa, allora, mi lasci il suo numero. Possiamo andare, ragazzi, vogliono essere nostri amici. Andiamo. Arrivederci. Voi non lo vuoi? No, mi interessa, non lo prendiamo, via. Vai. Niente, a posto, possiamo andare. Che ora è stata decisamente inconcludente come incontro. È stato più che concludente questa roba. Ok, sei pronto. Io ero pronto con la pistola e gli puntavo, ero pronto. Segnale, cazzo. Ragazzi, non correte così tanto, io ho il ciambancione in merda. Alex, mi sei sembrato una fighetta contro loro. Non meritano il rispetto che avevamo. Giulio, aspetta che... Appena ne hai becco uno, tu sparo. Solo uno? Tu devi fare lo spertone. Facciamo il giro largo, andiamo a prenderci giù botte in armeria e poi facciamo l'esecuzione. No, non andiamo a sparare a caso la gente. Ma infatti in grado dobbiamo sparare a caso, mettiamo... Tempo. Possiamo alzare le mani. Prima vediamo chi può essere amico o no. Poi andiamo a prendere soldi. Sì, ma ragazzi, ho bisogno di prendere soldi, datemi un attimo. Non c'ho una lira, non posso comprare un cazzo. No, centrale sbirri. Come ieri, non so, ieri c'era qua, ieri sera? No, non c'era ieri sera. Tu c'eri? Io sì. Ecco, raccontagli quello che è successo. Pippo, vieni un attimo. Praticamente quante persone due secondi. Sono venute qua a parlare secondo loro, però erano mascherati armati. E là ci siamo armati, hanno rapito uno dei nostri e alla fine li abbiamo uccisi.
Non tutti, il capo no. Anche quanto è buona la GTR così. Quindi in dicembre in queste situazioni potete usarle. Molto scimmie. Ah, vi potete allontanare, scusate. Ma io intanto voglio sentire. Ma in queste situazioni diciamo che la è il tuo vantaggio. Perché i vetri della... metti che arriva la polizia ieri sera, puoi distruggerli velocemente perché sai che davanti sono blindati con la pistola, cioè con la carabina vai lì, caricato. Sì. Con la carabina posso fare tutto questo. Sì. Quindi, tra virgolette, potrei utilizzarla durante il mio tempo libero. In queste situazioni sì, oppure per rapine. Ma perché avete le carabine? Molto, molto... No, però gli stavo... lui era interessato a comprarlo. Il prezzo? Ti interessa il prezzo? Il prezzo, beh, diciamo che signor Perla, io gradirei molto un equipaggiamento full per me. Ok, quante ne volete di carabine? Almeno 4. Ok, 4 carabine. Un secondo, sto segnando. Sono... aspetti un attimo. 440... no, aspetta, sono... 4 carabine vi possiamo fare, che ne so... mezzo milione, ecco. Mezzo milione per quattro. Sì. Facciamo una cosa, signor Perla. Mezzo milione, fidati che è molto poco. Signor Perla, facciamo così. Ragazzi, non lo so. Oh, che cazzo fai? Calmo, calmi. Così ti impari a pagare. Tranquillo, ho insultato il nonno. No, che cazzo hai insulti il nonno? Gli ho detto che si stava facendo la merda addosso. No, ma che cazzo? Un attimo che ti do col battito. No, 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 calmo, calmo. Ok. Oh, assomiglia un po' a nonno Carmine, ma guarda. Dal sì, Galaxy team. Sì, sì, ragazzi, entrate, c'è giù. Grazie, grazie. Ciao, ragazzi, buongiorno, permesso. Ah, che bel posto. Musica, la senza la musica. Non so chi è il capo adesso, cioè. Ma io ce l'ho cicola, sta musica non è che è guarda, guarda le luci. Ragazzi, sono epilettico. Che cazzo, R. Ragazzi, qui è il vostro gennaro che vi parla. Qualcosa che mi fa ubriacare. Scusate, ma è rimasto un tipo nella macchina, è un amico vostro? Ok, è rimasto qualcuno nella macchina. Lo so, ma è coglione, è andato nei suoi pensieri un attimo. Ah. No, sono un po' hai un po' okay. È andato un attimo le sue pensieri e non... Ok, non... due Jägerbomb, due Skokam. Sta pisciando in macchina, nella bottiglia. Interessante. Tre babà? Sì, sì. Allora. Boh, il nome Jäger mi ispira. Jäger Bomb, figa. Figa, Jäger Bomb, sa proprio di qualcosa che la tiri giù, non te muovi più, fai così, guarda, guarda. Oh, ma chi ah, ma oh, no, sbagliato. Il 61. Ma lei lo fa apposta. Okay, se non vieni, chiamano... ma scusi. Famo gli squat, Manu. Io stavo un attimo così perché... Io faccio meditazione. Vai, gli squat. E lei? Perfetto. Capisco. Ora mi ubriaco come lo schifo. Ok. Hey, signor barman. Io mi sono solamente appoggiato. Barman. Quanto costa la roba qua, per barman? Per educazione lei potrebbe anche spostarlo. Ma John, cos'è che stai facendo? Aspetti che ti metti dietro in quella maniera? Ci manca solo che ti levi i pantaloni e... Boh, veramente. Signorina, mi scusi. Calmo, calmo, calmo. Fratello, datti una calma. Alex, non hai visto cosa stava facendo John? Signorina. Si era messo dietro, hai visto? No. John, non puoi fare così, però John. John, non è che ti metterei la mazza. Io John, non so che fa così. John, ma c'è la mazza, c'è la mazza, John, lascia perdere. Allora, vuole rischiare la vita? No, sinceramente mi chiedo umilmente scusa per il mio. John, vuoi veramente metterti con una ragazza con la mazza? Mi dispiace, ma sono sposata. Mi dispiace. Mi perdona. Vieni qua, parliamo un attimo. Dammi un drink. Sono diventato alcolico? Sì, ciao, sì. Nonno! Ah, porca puttana, mi ha svenuto quello. No, non ti fanno svenire. Non ti fanno svenire. Non sono abituato. Ma scusa, non fai tipo... Ah, tutto bene? Sì. No, quello te lo fai chi? Perché mi sa che è stato fatto qualche esame e la prossima in più di me. Salve, signore, tutto a posto, lei? Aiuto, mi ha alzato. Ah, ok, riesci ad alzarti. Lei è tutto bene, signore. Ah, siete voi fidanzati? Sposati, sì. Mamma, aiuto. Complimenti, signore, sono una bellissima coppia. Grazie, grazie. Le chiedo scusa per la mia insolenza, ma non volevo. Ma?
Ma cosa succede? Mi sto venendo l'epilessia qua dentro, però penso che lei si sia sporcato di cioccolata, però non ciao, certo. Oi, è da vietato posto. Fumare, vai bello fuori. Vietato. Ah, posto, mi fa piacere. Sì. Allora, chi oh, ragazzi, dica non ti sento bene, vieni un attimo. Mettici la sera, non si può fumare. Ho detto che devi fumare fuori. Sono Andrea e Cristo che vogliono parlare sul retro. Ringrazio. Andiamo. Me ne dia una camera. Ragazzi, arrivederci. Un ottimo locale comunque. Ma che cazzo te ne frega? Andiamo. No, voglio pagare qua. Che è bello. Vai, dimmi. Ragazzi, prima cosa ho bisogno di sapere chi cazzo sei. Ragazzi, è il momento. Come? Il momento. Ma io sono sei. Come cazzo ti chiami? E tu chi sei, brutto figlio di troia? No, Ryder! Ehi! Tu sei? Pugni a casa. John Wick! Chi sei? Oh, so Cristo, zio! Cristo? Sì, so Cristo, te lo ricordo. Ma chi è morto? No, non è morto, si è messo così per fare il coglione. Ragazzi, tutte le maschere, tutti quanti le maschere, ora, troppo, tutte le maschere. Perché maschere? Maschere ora, subito. Ma che maschere? Non mica dobbiamo fare un assalto qua, ma siete fuori? Sì, non mi interessa, è una mancata. Aia! Posso volare? Vabbè, John Wick è uomo da fare. Vabbè ragazzi, no, senza maschere, ragazzi, che me ne frega. Subito le maschere, ragazzi, andiamo, dai. Vieni sotto, G. Perché hai mancato di rispetto, bro? Adesso vieni, ti faccio vedere, è lui. Questo qua. Vai, G, dici cosa, qual è il problema. Non puoi mancare di rispetto a John Wick. Cosa hai capito? Capito? Cosa che vi ho detto? Lei ha buttato fuori perché stavo fumando. Salve signorina, tutto a posto? Salve, mi sì, può dare il suo numero? No. Perché sono interessato. Che cosa? Oh, vieni mio caro, a conoscerla. Non ho gatto. Quindi potrei avere il suo numero? Sfiore metti sparo, te lo giuro. Per quel che ne so, lei è uno spacciatore, quindi ma no, io non mi conosco. È l'unica cosa che non facciamo. Ma che cosa ne so io? Io non mi conosco. Vabbè, comunque io glielo ho chiesto in modo gentile, me lo vuole. Picchiamo, noi picchiamo le donne, picchiamo i bambini, picchiamo le donne. Parlo con te, capallo. Non parlare, Ryder, che fai casino. Se capiterà l'occasione, facciamo anche beneficenza. Facciamo anche beneficenza, Dai, facciamo beneficenza. Oh, ma è sempre poliziotto, c'è qua uno al Galaxy che continua a rompere. E fallo venire a sto sbirro di merda. Chi è che ha chiamato gli sbirri? Fallo venire. Ragazzi, state calmi. Di merda, fallo merda, brutto stronzo. Io cazzo. Stronzo. Andiamo, Cri, dimmi frequenza radio, dimmi frequenza radio. 76, aspetta. Ah, ma non stai ancora. 764. Dietro. Andiamo. Cazzo. Ma chi è il vostro stato? Ma chi è il vostro stato? Cazzo. Corri.